Con 3.450 voti, pari al 44,62%, Sergio Di Clemente è il nuovo sindaco di San Giovanni Teatino. Il vice sindaco uscente ha battuto con un distacco di 1.258 voti Verino Caldarelli, già sindaco del comune in provincia di Chieti dal 2001 al 2011. Per lui sono 2.192 i voti totalizzati, pari al 28,12%. Dietro di loro Efrem Martelli, che ha raccolto 1.513 voti, 19,41%, e Mario Cutruppi, candidato del Movimento 5 Stelle, che si è fermato a 640 voti, l'8,21%. Con questi dati la lista Giorgio Sindaco si assicura 11 seggi in Consiglio Comunale, dove siederà certamente il sindaco uscente Luciano Marinucci, coordinatore di Italia Viva, che ha riportato ben 950 preferenze. 3 seggi per la lista civica, una nuova mossa, dove spiccano le preferenze riportate da Luana Federico e Matteo Pioferrante, che accompagneranno il candidato sindaco in consiglio. 2 seggi se li aggiudica anche la lista Ama e Vivi la tua città, che oltre al candidato sindaco Martelli vedrà sedere tra i banchi di Palazzo di Città anche Maria Rosaria Elia. Restano invece a bocca asciutta i pentastellati, che non riescono ad ottenere nemmeno un seggio. Sono veramente contento, è un risultato che sognavo, desideravo insieme a tutta la squadra e veramente il sogno è diventato realtà. Questo mi rallegra e ci rallegra, veramente sono contento di quello che abbiamo fatto perché abbiamo dimostrato veramente di voler bene a questa città, abbiamo lavorato col sorriso a differenza di chi ha lavorato in modo, diciamo, diverso e il popolo ha premiato noi perché ha visto in noi la voglia di fare, la voglia di crescere ancora, così come già stiamo facendo con l'attuale amministrazione. Mi aspettavo un ottimo risultato, così no, però questo mi dà ancora più voglia e forza per poter lavorare, perché veramente vuol dire che la città, i cittadini ci vogliono e noi siamo qui pronti per lavorare. La continuità amministrativa viene premiata anche a Penne, dove il nuovo sindaco è Gilberto Petrucci, assessore al bilancio uscente. Anche qui è netto il divario tra il candidato della lista Penne Viva e Angela Pizzi, candidata della lista civica Penne Prossima. Il candidato del centrodestra ha ottenuto 3.214 voti, il 47,70%, staccando di oltre 1.000 voti la candidata del centrosinistra, che ha chiuso a 2.194 voti, 32,36%. Da sottolineare, anche se chiude al terzo posto, lo storico risultato raggiunto da Gabriele Frisa, esponente di Rifondazione Comunista, che con la sua Penne Ribelle ha ottenuto 1.372 voti, raggiungendo il 20,24%. Alla luce di questi risultati, la lista civica Penne Viva si aggiudica 11 seggi in Consiglio Comunale, dove torna Emidio Camplese, il più votato tra i candidati consiglieri con 548 preferenze, che aspira ad un ruolo di spessore. 3 sono i seggi per la lista civica Penne Prossima, mentre 2 i seggi per la lista Penne Ribelle. I miei 2 punti importanti del mio programma, ma soprattutto della mia azione amministrativa, è proprio quello di dedicarmi sull'ospedale di Penne, sulla tutela dell'ospedale, della sanità Vestina e poi della vertenza Brioni. Io ci metterò il cuore, ci metterò la determinazione perché questa città non può perdere posti di lavoro e deve tornare ad essere la città leader dell'area Vestina. Da Popoli, dopo una battaglia all'ultimo voto, arriva una delle sorprese di queste elezioni amministrative. Infatti, il nuovo sindaco del comune della Val Pescara è Santoro Moriondo, che in campagna elettorale ha unito le forze del centro-sinistra, del centro-destra e del Movimento 5 Stelle. Con 1.561 voti ha avuto la meglio su Alfredo Lacapruccia, che si è fermato a 1.458 voti. Mentre a Manoppello Giorgio De Luca viene rieletto sindaco per la quarta volta. La sua lista civica Uniti per Manoppello ha raccolto 2.458 voti, staccando di 983 voti Barbara Toppi, la candidata della lista civica Manoppello l'Alternativa, che si è fermata a 1.475 voti. Tornando in provincia di Chieti, a Rocca San Giovanni, città della Costa dei Trabocchi, il nuovo sindaco è Fabio Caravaggio. Il candidato di Rocca del Domani ha staccato di oltre 10 punti percentuali gli avversari, raggiungendo oltre il 40% di preferenze. Al 29% si ferma Marcello Martelli della lista Condivisione Buon Governo, mentre al 27% si ferma Dina Fulvi Firmi, candidata di Più Insieme. A Tagliacozzo, in provincia di L'Aquila, nessun problema per Vincenzo Giovagnorio. La sua lista civica Prospettiva Futura, che non aveva avversari, ha superato abbondantemente il quorum e con 3.259 voti guiderà il comune marsicano per la seconda volta.